dannazione Flynn. Hemen çıkışları kapatın. No, 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 no! Ok, ora sono fottuto. Orada! Calma, calma. Pensa, Nate, pensa. Ehi, ne yapıyorsun burada? Ehi, ne yapıyorsun burada? Sì, ci siamo. Sì, di qua Ok, usa la testa, Nate, usa la testa. Come diavolo faccio a uscire da qui? Ora da! Vai così. Devo arrivare alla scala. Addio, idioti. Oburada! Hai sottovalutato un piccolo dettaglio, vero amico? Cosa? Ammettilo, genio, sei stato fregato. Ah, davvero? Ehi, ehi, ehi! Idiota, stai rovinando lo spettacolo. Oh, che peccato. Sully! Non posso lasciarti solo un minuto? Oh, Sully, è bello vederti. Come va, amico? Sto proprio una meraviglia. Dunque, dovevo ungere qualche ruota. Ho usato il resto dei tuoi soldi e un po' dei miei, ma... Ehi! Oh, come puzzi! Sì, ma mai come il tuo sigaro. Come mi hai trovato? Beh, una tua amica si è rivolta a me. Ciao, Nate. Oh, no, no. Un minuto. Sully, buttala fuori e chiudi la porta. Sarà più sicuro qui. Aspetta un minuto, ti ho detto. Ascoltala. Grazie, Victor. Senza offesa, Sully. Ma tu non sei proprio il tipo giusto per giudicare. Specialmente se sono donne. Hai ragione. Comunque... Santo cielo. Oh, no, non è così male. Guarda, ho una tazza tutta per me. Nell'ultima cella ne usavamo una in otto. Ascolta, Nate. Guarda che io apprezzo molto la tua visitina. Ma se tu e Flynn non mi aveste fregato come avete fatto, io non sarei stato qui a marcire in questo buco per tre mesi. Quindi scusami se adesso... se non volo tra le tue braccia. Io non c'entro affatto. Certo. Te l'ho detto. Non mi vuole ascoltare. Basta, Nate. Hanno trovato le navi. Nel Borneo? Sì. E la pietra cintamani? E tu cosa ne sai? Credevi davvero che Flynn potesse cavarsela da solo? D'accordo, hai ragione. No, loro non l'hanno ancora trovata. Chi sono loro? Flynn e il suo cliente, Lazarevic. Hai presente lo svitato? Hanno lavorato insieme tutto il tempo. E va bene. Se non hanno trovato la pietra, allora c'è ancora tempo. Devi portarci al luogo degli scavi. E gli freghiamo il tesoro proprio sotto il naso. Non se ne accorgeranno. Sì, la mia vendetta è dolce. Guarda, la chiamano la gemma dei desideri. È un oggetto sacro. Come un santo graal buddista? Esatto. Grazie. Sully, senti un po' qui. Nel regno di Shambhala si trova la cosa più preziosa che esiste in tutto il mondo. Un perfetto zaffiro grezzo di un intenso blu. Così grande che un uomo non riuscirebbe a cingerlo con le braccia. Oh, deve proprio valere milioni. Centinaia di milioni. E ce ne sono altri così. Molti altri. Lazarevic ci ha pagato un sacco di soldi per i diari di Marco Polo. Sono anni che dà la caccia alla pietra cintamani. Beh, se fa affidamento su Flynn, non mi stupisco che non l'abbia ancora trovata. Se do un'occhiata alle carte di Lazarevic, posso trovare quella pietra. Non correre, cowboy. Non è così facile come sembra. Le carte sono nella sua tenda e la sua tenda è al centro dell'accampamento. È una specie di area militarizzata. Ci sono soldati ovunque. Bene. È per questo che ci serve un infiltrato. Qualcuno di cui si fidano.
Ok, ho capito dove vuoi arrivare. È solo per distrarli. Dammi 5 minuti in quella tenda, è il tempo che ci vorrà. Davvero? 5 minuti? Oh, perfetto, non toglierò neanche la maglietta. Chloe, veramente stavo pensando a un'esplosione. Sì, anche. Si può fare. Ci stai? Oh, certo che sì, io ci stavo già prima di te. Chloe, ci ricevi? Forte e chiaro. Ci siamo quasi. Ok, ho piazzato delle cariche lungo tutto il perimetro del campo. E dovete solo innescarle. La prima dovrebbe essere proprio davanti a voi.